E bella a tutti ragazzi, qui Wolf, Jacopo Mi. Felagato. Sì, Jacopo Felagato. Fa niente, comunque ragazzi, questo qua commenta il fatto di tre partite, sperando, no, vabbè, adesso è In normale. realtà non è il gioco che Sì. lagga, è Camtasia. Ma ormai per niente si può dire che lagga tutto. Comunque ragazzi, dico subito che questa cosa è stata forse una delle mie migliori partite, perché è un 22-1. Con una classe predefinita, non è una cosa che capita tutti i giorni. Comunque, almeno a me, poi vabbè, gli altri, ok, sono d'accordo. Comunque, dopo questa storia qua, direi di passare subito al vero argomento di questo commentary. E cioè, come mai da un po' di tempo carichiamo pochi video, ci sono pochissimi live di Call of Duty Battlefield. Direi di lasciare Jacopo Mino l'onore di spiegare tutto. È stato inserito un jack, lo squartatore. Allora, Lasciamo detta stare. questa utile informazione per gli utenti che di sicuro la volevano sapere, e No, ci attualmente non tengo si può anche a dire mettere. che è proprio squallida quella che ho appena fatto, e naturalmente Camtasia non ci permette di registrare e vedere il video che stiamo registrando a schermo intero contemporaneamente, quindi prima bisognerebbe metterlo a schermo intero, poi avvia la registrazione, però ti toglie lo schermo intero, quindi metto il Com'è video che dopo. fai? E detto questo, non so, insomma, diciamo pure che abbiamo dei grandissimi problemi familiari No, ma che perché cavolo stai dicendo? il gatto non riesce a dormire perché soffre di insonnia e tutto il resto. No, comunque, ragazzi, naturalmente non ascoltate Jacopo Mi. Allora, siamo tutti con problemi di connessione, perché Jacopo Mi sta cambiando il fornitore della connessione proprio. La mia non funziona più perché la Vodafone ha deciso di impazzire. Praticamente noi l'abbiamo telefonato e le abbiamo detto che laggava. Normale, però hanno detto sì, adesso ve la togliamo per 1 o 2 giorni, cioè comunque ha detto ve la Tipo sistemeremo. 10 mesi e poi. Allora, ho passato la settimana senza connessione, tranne forse proprio una sera che è ritornata schifosissima. È ritornata, laggava, giustamente, perché la Vodafone Ma non è tu che non possa dovevi far telefonare tanto. fin dall'inizio che è meglio giocare laggando. Comunque, adesso ce l'hanno ritolta e lagga ancora. Cioè, E ci credo se veramente. ce l'hanno tolta. No, adesso sto prendendo tolto la DSL. Devo, vabbè, solito, vabbè, devo giocare con la chiavetta, che almeno su questa cosa qua non devo dire niente perché hanno tolto la DSL, e comunque adesso la chiavetta se finisce li telefoniamolo, ce la rimettono. Ma comunque il problema è che lagga. Infatti adesso per questo motivo non facciamo neanche video su Battlefield 4 Ghost, perché, Non possiamo caricarli. e soprattutto non riusciamo neanche a farli, perché dovete vedere proprio. Io adesso appena poi ma tanto per fare una prova ho provato a giocare a Ghost, cioè proprio partite laggatissime, anche abbiamo provato a fare un live, laggava. Insomma, vabbè, abbiamo fatto un casino di test, di prove. Abbiamo provato a connetterci in Germania a usare il computer del mio amico che abita in Tedeschia. Quello che ci ha Abbiamo. mandato lo Sì. sdoppiatore. Abbiamo fatto un casino di test e poi abbiamo modificato tutti, abbiamo hackerato i DNS e poi abbiamo modificato i punti di accesso, aperto le porte del router, siamo entrati nella connessione del creeper della Vodafone e tutto quanto Comunque e adesso ragazzi, inizio la seconda ecco. partita dove ho usato l'M-Tar, perché la chi se cantare schifoso. Il METAR, che forse non tutti lo sapete, ma in aeronautica è uno strumento che indica il tempo reale in tempo reale, cioè è uno strumento che indica le condizioni meteo e altre informazioni aeroporto in tempo reale. Comunque ragazzi, È dopo. cultura. Comunque anche questo qua sarà un po' pochettino noiosetto come video, sia perché non trovavo nemici e perché naturalmente alla fine la guerra. Tanto fanno schifo tutti quanti. Allora, Sta zitto! detto questo, vogliamo fare pubblicità all'acqualete che No, comunque così adesso, tanto per farvi capire, voi un attimo facciamo dati connessione Italia. Sì, che adesso ragazzi stiamo utilizzando Firefox perché Internet Explorer e Google fanno abbastanza schifo. allora, vorrei precisare che Wolf ha sbagliato tutto perché così non trovi un cazzo. Ciao, faccio io. Allora, ci siamo informati leggermente riguardo le connessioni ADSL. Sì, non sai scrivere. Sì, vabbè, che non sto guardando la tastiera, quindi sto No. scrivendo a cazzo.
statistiche, ADSL, Almeno se Italia. sbaglio mi accorgo. Ok, adesso qui abbiamo un bel po' di roba che le apriamo tutte contemporaneamente, così vediamo Così quale si piace a carica tutto. prima. Ok, Basta, per ora va bene così, basta. per ora va bene così, per ora va bene così. Allora, giusto per darvi qualche idea, abbiamo fatto qualche piccola ricerca tipo sulla velocità di connessione, l'utilizzo, eccetera. Allora, innanzitutto c'è un sito che parla delle offerte internet e che spiega che la modernizzazione di infrastrutture telematiche possa giocare un ruolo fondamentale nel rilancio dell'economia e nella crescita socio-culturale italiana, solo che non c'è, No, ragazzi, quindi. aspettate. Allora, diciamo, sentite, ben 37% degli italiani non ha mai avuto la possibilità di connettersi, contando che la media in Europa è del 22,4%. Ecco, qualcuno direbbe proprio che fa schifo. 63,8%. L'Italia è collocata all'ultimo posto in Europa per la velocità media della connessione internet. La media è appena 4,4 megabyte al secondo. Ci può chiudere poco Francia e Spagna con 5,2, Germania con 6,9, Regno Unito 9, Finlandia 1 della Svizzera. E Ragazzi, tutti in Svizzera! dire che a casa mia lo prendo a 7. Ragazzi, andiamo tutti in Prendevo. Svizzera, basta! Sì, Le reti mobili, allora, adesso è nato il 4G che però in Italia non c'è. Quindi se voi comprate un telefono e abilitate il 4G, l'Italia vi trolla. comunque, super di Fastweb che per 25 euro al mese, quindi 12 mesi per 25, dà delimitato fino a 40 megabit. Perché megabit? Perché è così? Poi il programma per interessi inseriti a 8 mega. È il problema che non sa che non abbiamo. Perché per avere super surf di Fastweb La serve. fibra. Teletù Sì, che naturalmente qua. Teletu fino a 7 mega, che è quella che hai a poco dicono meno. che truffa. No, io Tiscali. Per Ah già. carità, Teletù ha già truffato mio fratello. Cioè, hanno fatto una telefonata innocente a mio fratello e poi per sbaglio lui ha detto che voleva sottoscrivere un Oh, ho contratto. chiamato qua anche. Vabbè, fa Allora, niente. Naturalmente una era. praticamente. Allora, come fate uscito dove la Sì, vostra connessione? vabbè. Allora, questa Allora, qui, no, la nuova. aspettate. Allora. Qualche mese fa la. Vabbè, comunque ho effettuato un'ottima analisi sulla situazione reale italiana per quanto riguarda l'abbonamento DSL, dei vari provider. Il Provider. risultato è che la maggior parte dei casi la velocità reale è circa il 50% inferiore a quella dichiarata. Data del 1 luglio 2013. Qui abbiamo una simpatica tabella con tutte le varie. Aspetta, te la faccio. Forse. Con tutte le varie. Allora, vediamo se c'è altro da dire. No. Queste qui sono dati presi dalla Agicom. A colpo d'occhio, il provider che sembra mantenere di più a parola data è Fastweb. Anche se è strano che se richiedi una connessione a 10 Mbps piuttosto che quella a 12 è più veloce. Allora, No, allora sì, beh, vediamo. diamo un'occhiata, aspetta che te la ingrandisco. Abbiamo qua un'immagine in tabella piccolissima. Comunque, La ragazzi, Eutelia nessuno la conosce. nessuno conosce, Comunque, però. ragazzi, due prove da 7 megabyte per secondo si è passati a 256 kilobyte per secondo. Poi abbiamo Fastweb che ne promette 10 e ne mantiene 10, attenzione. Poi ne Anche promette se quella da 12 e ne fa 12 ne uno. fa uno, però vabbè, è Poi strano. Flynet, che nessuno conosce, da 4 megabyte per secondo passa a Circa 512. un ottavo. Lo stesso per 7 megabyte. Poi Infracom da 2 megabyte a 512 kilobyte per secondo, tutto. KPNQ West Italia, che cazzo di. Non lo so. Vabbè, 1,28 Mbps invece ne fa 512, almeno è la metà. Poi Sì. abbiamo MacLink, Vabbè, da qui. 10 a 1, 7 megabyte, 256 kilobyte. No, vabbè, facciamo vedere Passiamo quelle a più famose. Telecom, ecco. Telecom da 7 megabyte a 384. 334K. E da 640 a 256. K. Poi abbiamo Teletu che, Da 7 va a ecco. 384, da 640 a Cioè, alcuni sono 256. Vabbè, proprio scandalosi, eh. l'ok, boh, Tiscali da che. 7 a Boh. 882 kilobyte, In da internet 8 dicono che ho 5 fatto delle piccole milioni truffe, ma a me non risulta. Io mi sono sempre trovato bene, di kilobyte. quindi. Vodafone, vabbè. La mia è superiore alla media. Sono 1,5 e E contiene 512 kpps in però 7 media, eh. megabyte. Io ne avrei 5, ne ho 1,5 se mi va Ma perché bene. va più veloce quella A5 di quella A7? Quindi Scherzi. da
1.2 megabyte 256 kilobyte. E quella da 8 512 k. Allora, allora, comunque, tramite gli speed test che tutti prima o poi, almeno una volta in tutta la nostra vita, facciamo, hanno fatto delle statistiche che dicono che la allora, media cambia regione e regione, attestandosi fra i 4,1 e 5,6 megabyte per secondo. La Toscana vince il confronto con altre regioni, mentre il fanalino ICO dell'Abruzzo con la sua media è 4,1 vabbè, poi qua si dice che ogni 4 frati sono veritieri, MBps. da 21 7 Comunque, mega risultano qua. rispetto alle No, statistiche del comunque questa 2010, qua. dal 2010 al 2013 c'è stato un aumento dell'8% di velocità, quindi fra circa 154 anni dovremmo raddoppiare la velocità rispetto adesso. Forse. Allora, niente, qua abbiamo tutte le nostre velocità che dicono Lombardia. che in Lombardia siamo in media 5,1, Dov'è che siamo? Cavoli, qua, 5,6 in in Sardegna. Cioè, Sardegna, ci e supera persino tutte quelle. le zone rosse che sono quelle più schifose, che praticamente Allora, sono. aspetta, no, vabbè, non la mettiamo, se no ci metterebbe 40 anni a caricarla. Allora. Allora, no, dai. Allora, non dire più bosco la Corea del Sud con 32,90 kb/s. Cazzo! La Lituania! La Lituania è terza con 25,52 MB. La Svezia. L'Italia si piazza al 70° posto con la media di 4,56. Mamma mia. Poi Vediamo, ecco, le classifiche. Prima Fastweb con 7, vabbè, Infostrada 6,20, Nuovo Pignone ma LAN, che Italia cavolo. Online, Tiscali Ah no, la Vodafone 16. No, me ne dai un 16esima. pochettino troppo rispetto alla mia. Le prime 20 città italiane con connessione più veloce: Ragazzi, Caluso, dobbiamo tutti trasferirci a cazzo, Caluso. 15,60, ma vicino alla centrale proprio di fianco. Allora, copia, aspetta. Col sinistro, col sinistro, l'hai copiato, dai, bravo. Comunque adesso ragazzi, in questa ultima parte di video utilizzerò Remington 870 MCS oro. Non puoi fare, aspetta, cerco io, va? Ok, dove Google si trova? Maps, sì. Sì, se aspetti che ti carichi Google Maps sei malato. Abbiamo finito già il video. Allora, Fra un po' ragazzi, il video è finito. si trova. Bravo, diminuisci lo zoom. A parte che lo stai trascinando col tasto sbagliato. Bravo, diminuiscilo così, che così vediamo proprio tutta l'intera città, ma vaffanculo, va. Allora, Non si ca... Ah no, è vicino a Torino, ragazzi. notare che è nella parte alta Italia, quindi più vicino alla Svizzera è più È perché alla fine se fra Torino, Biella. e non va, sì, guarda, Ma noi, l'indicazione è aspetta, noi, precisissima. allora da qua andiamo. No, aspetta, com'è che si faceva a mettere le cose? Qua, no, Senti, fallo te. come cacchio, aspetta, era, c'era, aspetta, questa qui me la Indi ah no, ricordo. aspetta, no, no, lo so, indicazioni stradali. Giusto, ti dà Da sicuri. Caluso a. Vigevano. Mettiamo un B. Trovo indicazioni stradali. Allora, Vigevano PD, magari Corsico, guarda. Trova indicazioni stradali. Quant'è che mi richiede? 109 km, tra i 109 e i 120 km. Beh, direi che ce la facciamo a portarci una a, a un, ca un Cavo cavo. lungo l'autostrada che arriva a lungo la Canovaccio. 4. Guarda, va, un cavo così lungo va più lento che la tua connessione. Se lo Sicuro. porti in fibra. Allora, nel frattempo io No, adesso tanto attacco. ormai è Sì, non finito. leggiamo tutte Quindi, le indicazioni ragazzi, stradali fino a Caluso. adesso. Sì, anche perché si deve adesso qua. Sì, No, tanto manca ancora un minutino. Allora, poi comunque, abbiamo, aspetta, aspetta. l'ultima città, la ventesima Olbia. città più veloce è Olbia, e la classifica italiana è consultabile a questo indirizzo e quella mondiale a quest'altro. Magari in un prossimo video ve le facciamo vedere. Comunque, ragazzi, iniziamo già a salutare, cioè ci portiamo un pochettino avanti. Quindi, comunque, adesso vi diciamo di mettere un like e commentare se questo video vi è piaciuto. Tanto farà Commentate schifo. per quanto riguarda le vostre esperienze su internet, Ecco. che naturalmente saremo Birbantelli, lo tutti. sappiamo cosa andate a cercare su YouTube, eh? No, cioè la vostra connessione com'è messa rispetto Ah, alla media italiana. volevate vedere i video pornazzi su YouTube, eh?
così va bene. Ragazzi, lasciate un like e iscrivetevi se non volete che il brutto YouTube cattivo vinca e ci cancelli il canale, perché sempre che gira. riuscite, sempre che riusciate a vedere questo video, data la vostra connessione. E anche la nostra. Quindi, ragazzi, molto probabilmente questo qua sarà il nostro ultimo video, perché la Vodafone ci denuncerà perché li gira. Lì c'è un camper, sì. Ottimo. Lì c'è un bel camper bello tranquillo. Comunque, ragazzi, bella a tutti da Wolf. E da tipo un amico creeper Salutiamo tutti i creeper che ci stanno e anche guardando. Stefan Kaus che intanto non guarda i nostri video perché fanno schifo come il marrone.